Allora, buonasera a tutti, benvenuti al professor Laras, che c'è ora della sua presenza, benvenuto all'autorità comunale, all'assessore alla cultura di Mendrisio. Innanzitutto il ringraziamento che di solito io faccio, ma comunque non è una convenzione, è sentito, un ringraziamento a chi ci dà la possibilità, collaborando con noi come sponsor, quindi al gruppo Interfide e alla Banca Raiffeisen, senza il loro aiuto, per tanto poco che sia, comunque non potremmo riuscire a mandare avanti così con credibilità e pragmaticità nelle opere da fare la nostra associazione. La nostra associazione si sta dando da fare e certamente una serata come questa, che è fortemente appassionante o emozionante, nel senso del cuore, nel senso che il giorno della memoria non può essere il giorno convenzionale per dirci delle belle cose, per dirci dei racconti. Chi ha una certa età sa benissimo che cosa voglia dire. Probabilmente qualcuno ha giocato a palla sulle spiagge italiane con qualcuno dei genitori, i coetanei propri, con il marchio sul polso, a me è capitato. E da lì si può anche capire subito, sin da giovani, che cosa vuol dire il giorno della memoria. Ma prima di entrare su questo argomento, nel quale vi intratterò per un po' di minuti, volevo anche ringraziare certi organi di stampa. Intanto ringrazio l'Informatore, che ha dedicato un ampio spazio alla nostra iniziativa, quindi perché non ringraziare a Mendrisio, che poi usa tanto spazio e tanta carta per annunciare i nostri eventi. Quindi un grazie di cuore a tutta la redazione dell'Informatore, così sensibile. Per gli associati volevo informare che, un po' di orgoglio, un po' chiamatelo come volete, che la nostra associazione è andata su quella che si chiama tecnicamente la copertina di cultura del Corriere della Sera, sabato 2 febbraio. Tutta questa copertina viene citata la nostra associazione come coordinatrice del libro, che era presente il 13 di dicembre, sa di che cosa parlo, cioè la presentazione di quel libro dove avevamo tra l'altro Giovanni Reale, il professor Giovanni Reale presente, il libro su Sant'Agostino e Pascal. Quindi il Corriere della Sera ci ha dedicato una pagina intera, quindi noi siamo molto onorati. Tra le iniziative che prossimamente vedranno la nostra associazione impegnata, devo ricordarvi una, l'ultima. Ieri sera il Presidente del Consiglio del Comune di Firenze ci ha chiamato perché si possa essere, e gli abbiamo dato l'adesione evidentemente, si possa essere presenti a Firenze il 28 di febbraio nella Sala dei 200 a rappresentare il ricordo per l'ottavo anniversario della scomparsa di Mario Nuzzi. Noi per l'ottavo anniversario della scomparsa di Mario Nuzzi già siamo impegnati due giorni dopo, e riceverete anche gli associati riceveranno
l'invito con Sant'Anna di Stazzema. Sant'Anna di Stazzema, che è la città dell'eccidio del 1944, nazista, con 560 vittime, la più giovane aveva 20 giorni. Ci hanno invitato lì proprio perché Mario Luzzi rappresenta un momento di poesia civile molto importante, molto impegnata. Sapete pure che Mario Luzzi ha scritto cose molto dure sulla mafia palermitana, prendendo posizione quando Don Puglisi venne trucidato dalla mafia. E i nostri impegni quindi saranno il 28 di febbraio a Firenze, il 2 marzo a Sant'Anna di Stazzema e il 7 marzo saremo poi qui a Mendrisio, ben felici di essere stati chiamati da Presenza Sud a festeggiare, a celebrare il 30° dell'anniversario di fondazione di Presenza Sud. Saremo con la nostra associazione, abbiamo previsto una lettura con un'attrice che arriverà appositamente, con il professor Marco Marchi dell'Università di Firenze, a presentare un testo molto bello di Mario Luzzi. Questi sono i prossimi impegni che culmineranno poi il 20 di marzo, se non cambierà le date, ma comunque arriveranno gli inviti, con la presenza a Mendrisio del nuovo arciprete del Duomo di Milano, il grande e noto biblista Monsignor Gian Antonio Borgonovo, il quale verrà qui e ci parlerà di qualcosa di molto interessante. L'ultima cosa che voglio annunciare, soprattutto per gli associati o per chi vorrà associarsi, per l'ottavo anniversario della scomparsa di Mario Luzzi, pubblichiamo l'ultimo, poi non ce ne sono più, l'ultimo inedito di Mario Luzzi, che è già in una plaquette molto bella, molto rappresentativa, con l'anastatico della poesia, cioè lui scriveva sempre sulle agende e qui abbiamo riportato l'anastatico della poesia. È chiaro che questo è l'omaggio che noi dedicheremo agli associati che rinnovano evidentemente l'adesione e ai nuovi che speriamo vogliano entrare nel gruppo degli amici della nostra associazione. Per quanto riguarda la memoria, io vorrei fare brevemente una sorta di sottolineatura con parole semplici, però abbastanza precise, ovvero non so se molti di noi sono informati che parecchie malattie, parecchie sindromi mediche hanno poi un riscontro nell'eponimo di un nome di scienziato, di medico. E allora la domanda è già che bello, perché insomma il massimo per un medico è dire sì, la malattia, il mal di testa del Mettel, ci dica un grande medico il Mettel. Però andando a fondo su queste posizioni, una delle riviste più prestigiose di Israele, che è la Israel Medical Association, ha
creato la vergogna che certi eponimi siano legati poi a medici che hanno lavorato nei campi di sterminio nazista. Io ne avrei da tenervi una serata intera e forse usciremo anche ben colpiti da queste cose, ma ve ne leggo così alcune velocemente. E per esempio il test di Klauberg per testare l'azione del progesterone. Klauberg è legato a quello che è il proginon e il prolution, che sono trattamenti per l'infertilità. Oh, che bello! Questo è veramente importante, perché comunque aiutare l'infertilità. Beh, Klauberg è uno dei più efferati e celebri medici nazisti, che prese parte a esperimenti sulle donne ebree nei campi di concentramento, per cui il famigerato blocco 10 di Auschwitz di Josef Mengele. Klauberg alle donne inseriva negli organi genitali una soluzione composta di formalina e novocaina, la cui preparazione era giustamente affidata alla fabbrica farmaceutica Schering-Werke. Senza anestetico venivano iniettate sostanze acide nell'utero, virgolette, è riportata una testimonianza a Norimberga. Le ovaie ne venivano bruciate e insorgevano dolori tremendi. Altra testimonianza. Per intere settimane le donne soffrivano le pene più terribili e molte morivano. Il socio in affari di Klauberg era Hort Schumann, che con una stupenda macchina inventata da Siemens irradiava inconsapevoli, ignoranti, sia gli uomini sia le donne, irradiava con una sorta di bomba raggi X proprio per sterilizzare donne e uomini con ustioni gravissime che conducevano poi alla morte di queste persone. Centinaia di detenute furono utilizzate come cavie umane e morirono in seguito agli interventi di Klauberg e di Schumann. Però se ci sono problemi sull'artrite, c'è anche una sindrome di Reiter, che è stato coinvolto direttamente in esperimenti medici con cavie umane nei campi di Dachau e di Buchenwald. E proprio a Buchenwald oltre 200 prigionieri morirono dopo essere stati infettati con un batterio allo scopo di sperimentare il vaccino contro il tifo. Allora c'è da chiedersi, in molti a livello scientifico internazionale, americani, non americani, austriaci, difendono gli eponimi anche nei casi dei medici nazisti, ma non è proprio possibile cambiare questi eponimi, o si ha paura di dimenticare la storia della medicina. Comunque c'è anche Max Clara. Max Clara è famoso perché usava i tessuti delle vittime
per le sue ricerche. E poi c'è la granulomatosi di Wegener, una malattia delle mucose delle vie aeree che porta il nome del dottor Friedrich Wegener. Lui ha solo preso parte allo sterminio degli ebrei nel ghetto di Lodz, dove Wegener selezionava personalmente i destinati alle camere a gas. Il dottor Wegener fu premiato dall'American College of Chest Physicians. Oppure il dottor Hans Eppinger di Vienna, celebre per aver fatto bere acqua salata ai prigionieri nei campi di concentramento, e ha legato il proprio nome alla sindrome di Korsoa-Eppinger-Frugoni. La Fondazione Falck di Friburgo dovette cancellare nel 1976 il premio istituito in sua memoria. Poi potreste incontrare anche Hans Joachim Scherer, che studiò su circa 350 cervelli provenienti dalla sezione infantile dell'Istituto Loben nell'Alta Slesia. Quindi, come vedete, io potrei continuare a lungo, potrei anche dirvi che Leo Alexander, che è uno psichiatra ebreo americano, al processo di Norimberga, dove erano imputati oltre ai gerarchi anche i medici del Terzo Reich, ha rivelato gli interrogatori con il medico Adel Warden, virgolette: io sentì che stavano per fare questo, così andai da loro e dissi: sentite ragazzi, se proprio dovete uccidere tutta questa gente, almeno prendete i cervelli, così il materiale può essere utilizzato. C'era del materiale meraviglioso tra quei cervelli, belle malformazioni cerebrali e deficit cerebrali infantili. La collezione dei cervelli di Adler Borden non andò perduta. Erano più di 600 pezzi che vennero utilizzati dal Max Planck Institute sino al 1990, quando l'istituto, dopo lo scandalo, ne ordinò la sepoltura. E poi, e finisco, potreste trovare molto importanti i dati del dottor Sigmund Rasker nel campo di Dachau, le conoscenze sul riscaldamento rapido delle vittime da congelamento. Il medico congelava i prigionieri di guerra per poi riscaldarli rapidamente misurando tempi e tecniche del processo. Guarda sì che molti morirono tra le sue mani. Allora, il finale che vi voglio lasciare è questo: è possibile che l'appiattimento morale, non dico dei medici, ma della medicina internazionale, sia tale che per ricordare una malattia bisogna legarla alla gloria di chi l'ha scoperta, perché poi una malattia scoperta è la medicina che salva, e è una gloria per il medico che la trova, è giusto questo. O tutti non siamo alleati dell'angelo della morte, Josef Mengele, il quale diceva che il problema reale
e definire quando la vita umana è una vita di valore e quando deve essere sradicata. Cioè questo qui è un segnale per la medicina di oggi. Io chiudo questo mio intervento faticoso sulla memoria, perché ci porta sicuramente a immagini di dolore, a immagini che non sono le nostre, certamente. Io chiudo ricollegandomi al mio passato, cioè al passato di studente, quando da studente abbiamo incontrato Primo Levi, quando abbiamo incontrato in teatro Peter Weiss, in tante occasioni. E allora vi leggerei queste quattro parole proprio di Primo Levi a chiusura di questo mio intervento. Primo Levi, in Se questo è un uomo, scrive così: è come una forma ebraica di preghiera, una forma, se non erro, Shema dovrebbe essere. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Questo era Primo Levi. Grazie e buon proseguimento. Buonasera, e dopo queste parole di Paolo Albanese, penso che tutti siamo stati un po' toccati dagli esempi, dalle situazioni. L'incontro di questa sera è con il professor Rav Giuseppe Laras, non poteva esserci persona migliore per una riflessione etico-religiosa sulla Shoah, su questo fatto che ormai è una tragedia della storia e riconosciuta come anche un punto di svolta forse delle cose. Molti si sono chiesti perché la Shoah, e hanno cercato di dare delle risposte, anche se non è possibile forse spiegarla fino in fondo e rispondersi in fondo attraverso i mezzi che abbiamo a disposizione. Il pericolo è un altro, al di là della Shoah che sta alle nostre spalle, di quel fatto che ha sconvolto un'intera generazione, non soltanto, che lascia tracce ancora nelle generazioni successive, che pone ancora domande, al di là di questo dobbiamo tutti sentirci coinvolti in un impegno, non trasformare l'avvenimento, il ricordo, in qualcosa di abitudinario. L'abitudine uccide ogni cosa. La Shoah è un fatto eccezionale e deve rimanere una riflessione eccezionale nel calendario della nostra vita. E per quello non importa se il 27 gennaio o il 6 febbraio, il 1 marzo o il 2 gennaio, ma c'è un momento, diciamo così, di inizio d'anno, nel quale i nostri pensieri, le nostre energie devono ricordare quell'avvenimento. Un avvenimento per il quale filosofi, teologi si sono chiesti come mai Dio l'ha permesso, come mai non c'è stato qualcosa di eccezionale, sul quale si sono riversate le domande delle più belle menti che hanno seguito appunto quel periodo. E
Allora Giuseppe Laras è stato toccato, poi lui stesso magari lo dirà, proprio dalla tragedia della Shoah. Però io vorrei ricordarne la figura, ricordare chi è Rav Giuseppe Laras. Allora innanzitutto ricordo che è stato per molti anni rabbino capo di Milano, attualmente presidente del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia. Ma al di là di questi incarichi, Rav Giuseppe Laras è una delle figure di riferimento dell'intelligenza, diciamo così, contemporanea del mondo ebraico. Non soltanto è stato professore di storia del pensiero ebraico, è professore emerito alla Statale di Milano, ricordo che è uno specialista di Maimoni del pensiero ebraico, e ricordo poi gli ultimi tre libri. La bibliografia di Giuseppe Laras mediterebbe una sera, dovremmo essere tutti ovviamente mettere uno dopo l'altro i suoi libri, però ad esempio Meglio in due che da solo, pubblicato da Garzanti, è la storia dell'amore nelle fonti ebraiche, oppure Immortalità e resurrezione nel pensiero di Maimonideo, pubblicato da Morcelliana, oppure ancora Storia della mistica ebraica, appena uscito da Iacabuc, che si sta presentando un po' in questi giorni. Ma quello che poi lega il professor Laras a molti, diciamo così, milanesi, a molti italiani, a molte persone che guardano con speranza al dialogo, rimane quello che ha fatto con il cardinale Carlo Maria Martini, di cui era amico, intimo amico, possiamo dire così. Innanzitutto lui entrò proprio nelle funzioni di rabbino capo a Milano alla fine di gennaio dell'80, quando Martini arrivò a Milano, e subito nacque tra loro un'intesa, e da Milano partì quel dialogo tra il mondo ebraico e il mondo cristiano che è stato da modello in tutto il mondo. E la loro amicizia, il loro rapporto, il loro dialogo è continuato. Poi Laras ha continuato anche con il cardinale Tettamanzi, l'altro giorno si è incontrato col cardinale Scola, un incontro alla Cattolica di Milano, il giorno 23 di gennaio. Però quello che direi vorrei ricordare di Rav Laras sono altri due aspetti che mi legano appunto al ricordo di Martini. E maggio del 2012, maggio dello scorso anno, Martini muore il 31 agosto, Rav Giuseppe Laras si reca a Gallarate a trovare alla Louisiana Martini. Martini abitava in queste due stanze modestissime, ormai sul campanello c'era padre Carlo Maria Martini, e Rav Giuseppe Laras lo va a trovare. Probabilmente entrambi sapevano che era forse l'ultima occasione, però io mi ricordo quando annunciai che era Martini, dico se il professor Laras, e lui con entusiasmo venga subito, e fissò un appuntamento nel volgere di pochi giorni. E alla fine del loro incontro successe una cosa che io ho cercato anche di descrivere, ma attenzione, l'ho messo in un paio di articoli, ma è cosa di poco conto, perché Rav Laras è qua, può testimoniarlo lui stesso, chiede al cardinale di poterlo benedire. Non solo il cardinale accetta, ma ricambia la benedizione, benedicendo a sua volta Rav Laras, che accetta. E poi c'è un altro fatto che è legato alle esequie del cardinale Martini. Rav Laras con tutti i rabbini di Milano andò a pregare quel mattino delle esequie accanto alla casa che ha abitato Martini per molto tempo. Quel giorno pioveva, quindi ero con loro, tra l'altro ci ritrovammo sotto un porticato dell'arcivescovado, ma in particolare Martini non aveva comprato una tomba in Israele, e quindi era suo desiderio rimanere a Gerusalemme e poi essere sepolto là. La malattia non gliel'ha consentito, la Chiesa Cattolica ovviamente gli ha riservato, è stato arcivescovo di Milano, come dei suoi illustri predecessori, quindi è una tomba del Duomo. E Rav Laras ha fatto arrivare un sacchetto di terra d'Israele che è stato inserito nella tomba del cardinale Martini. E quindi nella tomba del cardinale Martini, nel Duomo di Milano, c'è un piccolo sacchetto con la terra d'Israele che è un po' impegno, del ricordo, eccetera. Ecco, io ho dato semplicemente un profilo, potrei parlare a lungo di Rav Laras, di quello che ha fatto, del dialogo che rappresenta, dell'autorità che è, ma lascio a lui lo spazio, lascio a lui le parole. Soprattutto ricordo questa riflessione che gli abbiamo chiesto, etica religiosa, ma saranno poi le sue parole che ci condurranno sulla Shoah.
che vogliono proprio togliere quella che è un po' l'abitudine sovente di una celebrazione. È come se a un certo punto occorresse dire al nostro cuore, dire al nostro spirito, attenzione, questa non è un giorno qualunque, non è una cosa qualunque, non è un'abitudine da prendere, è un fatto su cui riflettere particolarmente. E allora sentiamo le sue parole e sentiamo il grande amico di Andrea Martini, questa grande figura dell'ebraismo, questo grande intellettuale che ha insegnato tra l'altro a molti, molti la storia del pensiero ebraico e ci ha anche insegnato a conoscere meglio Maimonide. Carl Aras, a lei. Io ringrazio per queste parole di preparazione a questo mio intervento, parole di preparazione ad ascoltare delle esperienze che sono rese possibili come ricordo quando ci sono degli anniversari, quando ci sono delle date che ci spingono a fare delle riflessioni proprio su queste vicende. E una data ormai da alcuni anni è quella del 27 gennaio, cosiddetta giornata della memoria. E quando parliamo della memoria parliamo di una cosa difficile da mantenere, perché la memoria, il ricordo di per sé con il passare del tempo tendono a indebolirsi, a scomparire, a consumarsi. E quindi anche la memoria della Shoah, di quello che è avvenuto, della crudeltà che è stata compiuta, della malvagità che è stata impiegata, anche queste cose sono soggette a consumazione. E quindi il rischio è che con la scomparsa dei protagonisti, voi sapete i protagonisti, quei pochi che sono riusciti a tornare sono sempre meno, con la scomparsa anche dei figli oramai. E ci sono i nipoti, ci saranno poi i pronipoti, ma in prospettiva, umanamente ragionando, noi sentiamo che un giorno ci sarà il silenzio. E questo fa soffrire perché sentiamo, immaginiamo che avverrà un giorno in cui tutte queste vittime, queste donne, questi uomini, questi bambini, questi neonati che sono stati e che poi sono stati soppressi, ecco, questo ricordo di questi non ci sarà più. E questo dico perché la memoria che cosa vuol dire? Vuol dire ricordare queste persone, perché è un tributo, un dovere ricordare la loro presenza nel mondo e la loro sparizione da questo mondo con violenza. Ma inoltre questa ricordo, questa memoria della Shoah ci mette nella condizione, e io lo dico sempre questo, di fare in modo di impiegarla per il futuro. Noi dobbiamo fare tesoro di quello che è accaduto perché domani non accada più. Ma se viene meno la memoria e il ricordo,
questa operazione di utilizzazione nel futuro della memoria viene meno. C'è una frase nel libro biblico di Coelet, l'Ecclesiaste, che dice così: c'è un tempo per tacere e un tempo per parlare. Noi dobbiamo, secondo me, dobbiamo continuare a parlare, anche se probabilmente, logicamente, domani o dopodomani non ci sarà più memoria. Se domani o dopodomani verrà il tempo del silenzio, ma adesso siamo nel tempo della parola. E finché noi siamo nel tempo della parola, dobbiamo utilizzare la parola e quindi coltivare in la memoria. Dico questo pensando, da un punto di vista psicologico, se io sento che domani tutto quello che io ricordo adesso non ci sarà, perché mi devo impegnare a soffrire, a impegnarmi così per una cosa che poi non ci sarà più. Noi siamo nel tempo della parola e quindi dobbiamo parlare. Quando non ci sarà più il tempo della parola, ci sarà il tempo del silenzio, vedremo. Questo dico anche per sottolineare un'altra circostanza, che è, dato la ripetitività necessaria della giornata della memoria, ci sono delle persone che non fanno una riflessione religiosa o filosofica come ho fatto io adesso, ma dicono: ma basta, continuiamo sempre a parlare dei morti, dei campi di concentramento, di Auschwitz, ma queste cose qui fanno male. Io a questo punto vi voglio raccontare due episodi. Il primo è lontano nel tempo, siamo nel 46-47, subito dopo la fine della guerra, quando la vita riprende, e io ero a scuola. Avevo dovuto interrompere gli studi, quindi mi ricordo che avevo recuperato 2 o 3 anni insieme per rimettermi in equilibrio con i miei studi. Mi ricordo che c'era la mia compagna di scuola, una ragazzina che era stata in campo di concentramento e che si era salvata. E questa bambina, come tutte le bambine, quando eravamo in classe, raccontava a una sua compagna quello che aveva visto. E allora mi ricordo che c'era l'insegnante che bonariamente, ma anche fermamente, diceva a quella mia compagna: per favore, non raccontare queste cose così tristi, lascia stare. Vale più questo ricordo che una lezione. E volete che vi dica una cosa? Io allora ero un ragazzino, ma condividevo questa osservazione, l'improvvero dell'insegnante. Allora si era in un tempo in cui si voleva smettere di soffrire, di ricordare, si voleva andare avanti, quindi tutte queste cose che si raccontavano facevano male, ci trattenevano al passato. Ma è stato letto un brano di Se questo uomo, ma sapete o non sapete che dopo la guerra questo libro fu rifiutato da Einaudi? Fu rifiutato perché ci fu il tecnico preposto al giudizio sulla validità o meno dell'opera che diede parere negativo, pollice verso. Ed era Natalia Lisby. Naturalmente andarono da un altro
l'editore che aprì subito e pubblicò, e poi Einaudi si lacerò le vesti. Io non glielo avrei più consegnato quel testo, lo dico, mai. Ma per dire il clima, sono cose tristi. Prendiamo qualcos'altro di diverso. Ma vengo al secondo ricordo, che è molto più recente, ed è l'estate scorsa in Israele. L'ho letto sul giornale. Questo è il racconto, c'era un giovanotto che faceva il barista stagionale in un bar di Tel Aviv, che si era tatuato il numero sull'avambraccio, il numero che aveva sua nonna, che era stata in campo di concentramento e che era ritornata. E alcuni turisti americani, erano d'estate, vedono questo numero sul braccio nudo di questo giovanotto e gli chiedono: ma che cos'è quel numero? E allora questo ragazzo spiega: sì, il numero che aveva sul braccio mia nonna tatuato, che avevano tatuato in campo di concentramento i nazisti. E allora, o la moglie, qualcuno, mamma mia, che impressione, ma come fa a fare una cosa di questo genere? E allora lui ha detto: io sono fiero, io lo faccio, lo rifarei, e me lo faccio fare anche da altri, ci sono molti che l'hanno fatto. Fatto sta che questi turisti, sempre il racconto del giornale, vanno dal proprietario protestando: si guarda, questo qui ci ha rovinato la giornata. Basta. Fine, punto. Quindi lo ricordo, la necessità di ricordare. Qualche volta la fine del ricordo è ineluttabile, come ho cercato di spiegare, ma qualche volta il ricordo e si auspica che venga meno, perché il ricordo fa male in termini intanto di dolore, perché se io ricordo tutta quella sofferenza che è avvenuta, ma il ricordo fa male anche in termini di rimorso, ci sarebbe da augurarsi, o anche più semplicemente di imbarazzo. Ripeto che il ricordo bisogna cercare di tenerlo vivo, ma non per piangerci addosso, ma proprio per utilizzarlo per costruire un tempo in cui queste cose non avvengano più. D'altra parte, quello che noi vediamo intorno al ricordo della Shoah è un po' stressante, perché si tende a negare che quello che è avvenuto sia veramente avvenuto. Non è stato proprio così, è stato un po' di meno, invece 6 milioni saranno stati uno o due, come fosse uno scherzo. Questo è il negazionismo, cioè si vuole cancellare il ricordo, negare, contestare che qualcosa sia accaduto. E noi dobbiamo, ecco, lottare contro, diciamo, la debolezza della memoria, che tende appunto a scomparire, ma anche dobbiamo lottare contro la volontà di dimenticare, ecco, il negazionismo. Nessuno si compiace di quello di ricordare queste cose o di farlo ricordare, però bisogna ricordare. Io ricordo sempre che c'era qual-
qualche atteggiamento del tipo ma è meglio evitare espressioni troppo crude, non inquietiamo, non spaventiamo i ragazzi. Questo mi succedeva quando andavo tanti anni fa a parlare nelle scuole e qualcuno mi suggeriva, guardi, mi raccomando. E io risposi a queste persone che in perfetta buona fede mi consigliavano di non essere troppo crudo, guardi che è bene che i ragazzi si inquietino e si spaventino. Noi bisogna spaventare la gente. Se non li spaventiamo, non sono neanche domani preparati ad affrontarlo. E poi non è giusto che non si spaventino. Devono spaventarsi e vergognarsi per quelli che hanno fatto queste cose. Come vedete, ci muoviamo su un piano molto delicato, molto complicato, molto, molto difficile. Io ogni volta che parlo di queste cose, forse si vede, rivivo quegli eventi di cui vi dirò, sono stato purtroppo protagonista. E dico sempre che se io vivessi 1000 anni, nel 1000° anno io avrei le stesse reazioni, lo stesso stato d'animo. Cioè non, il passare del tempo non cancella quello che noi abbiamo dentro. Io ero un ragazzino, nel 1944, insieme a Torino, io sono di Torino, siamo stati presi, io, mia mamma e mia nonna, che erano state denunciate dalla portinaia dello stabile, perché ogni ebreo denunciato fruttava 5.000 lire di allora, che erano dei bei soldi. Io non ero stato evidentemente visto quando arrivai di notte dalla portinaia e quindi mise il nome di mia mamma e di mia nonna. E allora mia madre fece un tentativo, fece una cosa rischiosa, o forse solo inutile. Cercò di chiedere a questi due, che erano italiani, di lasciarmi libero, visto che io non ero nell'elenco. Però mia mamma, a queste argomentazioni, unì anche dei soldi. Aveva allora da parte, perché in tempo di guerra si tenevano da parte dei soldi, perché non si sapeva cosa si poteva succedere, bisognava essere pronti ad andare a affrontare. Aveva 30.000 lire da parte, sono tante soldi. Allora lei li diede a questi due, dicendo, guardate, io ho questi soldi, voi li prendete, ve li mettete in tasca, nessuno vi dirà niente, lasciate andare questo ragazzo. E così ci fu un accordo che verso sera, era il 2 ottobre, mi ricordo che era un lunedì ed era il primo giorno di scuola, perché allora le scuole incominciavano il 1° ottobre, però era domenica e quindi il lunedì 2 ottobre era l'inizio dell'anno scolastico. Mi ricordo che dalle persiane vedevo alcuni bambini con le cartelle, ma poco, eravamo verso la fine della guerra, era un periodo terribile. E quindi c'era il coprifuoco. Quindi oltre una certa ora non si poteva uscire, anche perché erano in azione i GAP, i gruppi partigiani, che sparavano sui
tedeschi, sui fascisti, erano tempi così. E allora noi aspettammo tutto il pomeriggio perché si facesse sera per uscire. Eravamo d'accordo che arrivati a un certo punto dove la strada divaricava, io sarei stato lasciato e io sapevo già dove andare. Andavo da miei lontani zii in una certa strada che non era lontanissima da dove mi trovavo. E uscimmo e una delle queste due persone mi teneva per mano, mi accompagnava. Arrivati all'incrocio eravamo d'accordo che lui mi avrebbe lasciato io. E io mi ricordo che questa mano non si allentava e non si apriva. E allora ricordo che io guardai mia madre, diedi uno strattone forte, mi liberai e me ne andai. E fu l'ultima volta che io vidi mia madre e mia nonna. E dico questo perché, parlando di memoria, parlando di debolezza della memoria, parlando di volontà di dimenticare, parlando di negazionismo, questi sono cose che sono state vissute e che penso che meritino una qualche memoria. Non sono mai riuscito ad andare a visitare i campi di concentramento. Mia mamma e mia nonna prima furono portate a Bolzano perché Fossoli non funzionava più e quindi avevano trasferito coloro che dovevano essere deportati a Bolzano. Pensate che ottobre era la fine della fase della guerra, io questo pensavo, continuo a pensare, ma poi verrà la fine. Quando siamo alla fine e che tutti questi mostri avevano capito che era finita, e che avrebbero dovuto poi pagare per quello che stavano facendo, avrebbero dovuto cercare di rallentare e scapparsene, nascondersi. No. Fino all'ultimo momento, e questo è terribile, questo io continuo a pensare questa cosa, cioè penso che io al loro posto sarei scappato prima, mi sarei eclissato, no! Hanno incrudelito fino all'ultimo istante. E questo è difficile non ricordarlo. Ed è difficile non interrogarsi. Non sono mai stato in campo di concentramento, non ce la facevo. Poi 3-4 anni fa sono andato ad Auschwitz. Era un gruppo. E devo dire che io temevo molto le mie reazioni, non successe niente, anche se avevo dentro l'inferno, chiaro. E ricordo solo che una giornalista, dopo la visita, mi riconobbe e mi disse, senta, poteva considerarla un po' stupidina la domanda, mi faccia un commento. Che cosa prova? Nausea. Che era vero. Io provavo la nausea. Solo nausea. Poi, dopo, l'anno dopo, sono andato a Ravensbrück, che è a nord di Berlino, 80 km, l'inferno delle donne, che è proprio su, presso un lago bellissimo. Sono quei laghetti dove uno va a fare i picnic. Sono andato lì e era quasi tutto in demolizione, loro dicevano che stavano mettendo a posto, ma tendevano a eliminare tutti questi monumenti. E a un certo punto ci andai però non da solo, ci andai con mia figlia e mia nipote.
perché mia figlia mi disse andiamo, guarda, ci vengo anch'io. E allora andammo in una stanza dove c'erano i registri di tutte le vittime che erano passate. E erano tenuti in maniera perfetta. E io trovai la data di morte di mia madre, che era corretta, e sono sicuro che era giusto quel registro. Invece noi avevamo pensato, non so, sulla base di qualche testimonianza, che fosse morta mia madre e mia nonna il 2 gennaio del 45. Invece no, sono morte il 29 dicembre. E se lo dicono loro era la verità, perché su questo non erano secondi a nessuno. La precisione. Come noi avremmo notato, oggi ho ricevuto tanti libri. Il titolo, il contenuto. Diceva l'amico Torno che ci si è interrogati da un punto di vista religioso, anche solo culturale o filosofico, sulla responsabilità di Dio, la cosiddetta teodicea, no? Nei momenti di crisi, di tragedie, si è soliti da sempre interrogare forze superiori, Dio. Ed è antica questa problematica, si fa risalire almeno come fu formulazione del problema a Epicuro, argumentum Epicuri, cioè Dio ha due attributi sostanziali, quello della potenza e quello della bontà. Se non avesse voluto fare questo, ma non ha potuto impedirlo, è un Dio impotente. Se invece avesse potuto, ma non ha voluto, è un Dio malvagio. Capite bene che qui si entra all'interno di un discorso teologico. E c'è Hans Jonas che ha scritto qualche anno fa un piccolo testo sul significato di Auschwitz, dove lui sviluppa questo argomento. Era la lezione che aveva fatto nel ricevere un premio e lo sviluppa proprio in termini filosofici stretti, molto belli, e poi alla fine dice: guardate, io riconosco che sto facendo solo un balbettio, le cose sono molto molto diverse. Ecco, e allora si deve interrogare Dio, o forse si deve interrogare l'uomo. Io ho studiato tanto dal punto di vista filosofico la struttura della teodicea, che conosco questo argomento. Più passa il tempo, più mi rendo conto che l'impostazione è falsa. Noi dobbiamo interrogarci, non fare una teologia dell'Olocausto, un'antropologia della Shoah. Chiederci dove era l'uomo, cioè la condotta che ha tenuto. Perché guardate che quello che è successo è stato fatto da uomini, eh? Uomini che erano dotati di libero arbitrio, non erano condizionati, non erano automi. E allora casomai il problema è questo: come è possibile che delle persone possano costruire un disastro di questo genere? Perché evidentemente avevano costruito un sistema etico in base al quale c'erano delle persone che meritavano unicamente loro di vivere e di dominare, e delle persone
persone che meritavano unicamente di sottostare come schiavi e di morire. Perché? Perché si erano costruiti il loro sistema etico in maniera autonoma. I sistemi etici però vanno costruiti in maniera eteronoma. Cioè i fondamenti, i principi dei sistemi etici vanno colti dall'esterno e debbono rappresentare una cosa, la figura umana come persona che non può essere violentata e non può essere umiliata e non può essere massacrata. Cioè il punto di riferimento dei sistemi etici deve essere l'uomo. Invece in questo sistema dei nazisti c'era l'uomo, ma c'erano quegli uomini. È chiaro che se noi pensiamo a un sistema etico eteronomo, pensiamo in primo luogo a quello della Bibbia e i comandamenti non uccidere, o ama il prossimo tuo. Però, e lo dico io, che ci sono anche dei sistemi etici che sono eteronomi e che traggono però il loro punto di riferimento non da testi religiosi, ma proprio dalla coscienza dell'umanità migliore. I presocratici, i filosofi antichi, mica ammazzavano la gente. Quindi quando io dicevo prima, dobbiamo ricordare per evitare che succeda ancora questo, pensavo anche a questa, a fare una predicazione sull'etica, altro che la teologia. È un modo di svicolare la teologia su questo argomento. E a questo punto io sento di dover dire qualche cosa, rivolge un pensiero molto riconoscente commosso a Martini. Martini è stato un grande. Martini queste cose che io ho raccontato le conosceva bene, no? E condivideva questi pensieri. Lui è stato colui che in Italia ha riacceso, mi viene in mente proprio usare questo termine, ha riacceso il dialogo ebraico-cristiano. Perché il dialogo ebraico-cristiano è nato subito dopo la Shoah, ufficialmente da Jules Isaac, quello che aveva perso tutta la famiglia, un professore di storia, e da Giovanni XXIII, Vaticano II, nostra età. Questo dialogo ebraico-cristiano è fondamentale, perché quello che è accaduto è potuto accadere anche perché c'è stata una predicazione pregressa che ha inciso sulle coscienze. E quindi tutti si sono resi conto, ebrei naturalmente, ma anche cristiani, che bisognava voltare pagina e stabilire un colloquio, un dialogo, perché non accadesse più tutto questo. E Martini ne parlava di queste cose, e ha riattivato, ha riacceso il dialogo. Naturalmente il dialogo è una cosa molto delicata, su cui gravano molte speranze e anche molte delusioni. Ci sono momenti in cui fluisce rapidamente, in cui invece si ferma, non si ferma, rallenta. E perché? Ma perché da parte cristiana e da parte ebraica ci sono
oggi grazie a Martini molto meno di un tempo, ma un tempo gli ebrei non erano molto favorevoli a partecipare al dialogo, perché pensavano che il dialogo fosse solo un pretesto per convertire. I cristiani, certi cristiani, dicevano, ma come noi andiamo a colloquiare, a dialogare con gli ebrei? Quindi si sono dovute rompere, superare molti impedimenti, molti ostacoli. Martini ha fatto delle dichiarazioni e col suo modo di vivere e di testimoniare ha fatto capire come l'accordo, il colloquio, il dialogo con Israele fosse fondamentale. Gli è stato detto che lui amava molto Israele e aveva comperato anche una tomba. Io ricordo una volta ero in Israele, lui stava lì proprio a Gerusalemme dove c'era l'Hotel King David, vicino al Biblico, insomma. E allora sapevo che non stava bene, telefonai. Mi spose sua Germana, mi pare, che era la sua assistente, e gli disse, guarda, io sono qui, vorrei... aspetti che chiedo, che ho sentito, che venga, che venga! E allora andai su e lui mi disse, non sa che ho comprato la tomba. Lo disse così, non sa che ho comprato la tomba. E io rimasi piacevolmente sorpreso, ma poi non capivo perché me lo diceva in quel modo, era proprio compiaciuto. Poi purtroppo la malattia non gli consentì di essere sepolto in Israele, dovette tornare in Italia e quella tomba gliel'abbiamo garantita lo stesso con quel pugno di terra di Israele, terra che lui tanto amava. Grazie. Abbiamo tempo per due o tre domande a Lara, che è disponibile, se qualcuno di voi volesse così molto semplicemente porle, le gradisce. Allora. Al libro di Il concetto di Dio dopo Auschwitz, di Hans Jonas, ha risposto molto bene uno psicologo e psichiatra tedesco, cioè viennese, Viktor Frankl, che era stato però legato di concentramento, il quale era giunto alle stesse conclusioni che dopo lei diceva, non è un problema religioso, ma è soltanto un problema etico, cioè dove era l'uomo, non dove era Dio. Certo, mi è sembrato bello dirlo perché lui aveva vissuto tanto così, invece Hans Jonas non c'era stato. Posso? Sì, sì, fa piacere sentirlo, sapevo di questa, però anche Jonas era persuaso, anche lui, che il vero problema fosse quello etico, infatti lo dice, ho fatto un'esercitazione da lezione universitaria, ma e le cose sono molto più serie, così come riferiva me, quindi... Prego. Il 17 gennaio scorso il Ticino si è festeggiato, l'espressione, ha celebrato scusate, il giorno della memoria. Volevo solo dire che in Ticino abbiamo l'associazione Svizzera di Israele, di cui è stata promotrice per questa giornata, e abbiamo anche un'amicizia ebraico-cristiana che era anche promotrice di questa giornata. Lei ha citato il cardinale Martini per l'amicizia ebraico-cristiana. Nel 1948 la Svizzera, conscia di quello che era successo, attraverso un pastore della Chiesa Evangelica ha appunto costituito l'associazione Amicizia Ebraico-Cristiana. La stessa continua ancora oggi con i medesimi principi e con la medesima volontà di pace e di far conoscere che da ambo le parti c'è la medesima volontà di vivere e di comprendere. Questa è una domanda. Tornando alla Germania, come ha preso la Germania l'apertura del museo all'aperto della memoria?
che l'hanno inaugurato 2 anni fa. Penso... Mi scusi, il museo della memoria, Berlino. Il museo della memoria di Berlino, che è stato aperto 2 anni fa, se ci sono state delle reazioni. E perché com'è? Quello dove sono tanti per figurare le 6.000 e i 6 milioni di morti. Sì, sì, ma vede, il problema è come cercare di garantire il più possibile la memoria. Quindi ovviamente ci sono persone che sono legate, diciamo, a delle forme, diciamo, di ricordo, che sono più legate alla loro abitudine, alla loro cultura, e altre che invece prescelgono altre forme espressive del ricordo. Io non credo che si possa dare un giudizio, una valutazione, come si considera. Tutto quello che serve a mantenere il ricordo è da salutare con piacimento. Non credo che ci siano, diciamo, forme di ricordo che offendano i nostri sentimenti. Quindi per me va bene questa, anche se non mi ricordo esattamente come è fatto e come. So che c'è uno spazio con dei pezzi di pietra, è quello? Sì, penso che sia stato aperto nel 2011, se ben ricordo. No? Forse anche io. Forse 2010-2011, sì. Un'altra domanda? Ho fatto anche una semplice constatazione, cioè poi chiudiamo perché è un po' l'ultima, capisco che nessuno magari vuole essere. Una precisazione, dopo quanto è successo la Shoah ha insegnato questo periodo dove si ricorda appunto lo sterminio degli ebrei, vorrei portare appunto il fatto che era capricciante, ma è servito a poco, in quanto in Jugoslavia abbiamo assistito pochi anni fa a ripetersi di questo, divisione tra uomini e donne, massacro di uomini, eccetera. In Africa assistiamo quotidianamente a questi massacri, appunto è successo. Appunto si constata con rammarico e con disperazione che non è servito, come vuol dire, non vorrei fraintendere, non ha insegnato o ha insegnato. Purtroppo la Shoah non è che abbia insegnato, neanche, forse senza Shoah, non lo so, non si fa con i segni, ma sicuramente avrebbe potuto insegnare di più, ma questo dipende da lei, da me e da lui, non è che dipende dai massimi sistemi. Quindi si ritorna di nuovo all'etica comportamentale, cioè bisogna essere più sensibili, essere più decisi nel ricordo, ma per utilizzarlo nel bene questo ricordo. E quindi è un impegno serio. E certo che quando noi vediamo uccisioni, stragi, ecatombi, eccetera, eccetera, ci viene in mente come purtroppo siamo ancora lontani da quel periodo che tutti noi dentro il nostro interno religioso, non religioso, auspichiamo che sia un momento in cui tutte queste brutture si tramutino in un approccio diverso verso altri. Però questo non ci deve indebolire nella nostra determinazione ad andare avanti con questa strada, tanto non si riesce. Lei fa un pezzetto, lui ne fa un altro, lui ne faccio un altro, lui ne fa ancora un altro. Piano piano si ottiene qualche cosa. Perché c'è un pezzo, un pensiero del trattato dei padri, che è il trattato etico dell'ebraismo, che dice così:
tu non sei tenuto a finire l'opera, però per questo non devi pensare di essere esonerato dal farne una parte. In generale, se io dico faccio, ma voglio fare tutto perché voglio avere il coronamento e avere il premio, fa sentirmi che bravo, hai fatto un po' più tutto. Ma io faccio qualcosa e poi conclude lui, potrebbe seccarmi un po'. No? Invece ci vuole, in queste cose etiche, ci vuole un po' di generosità. Se volevo solo... Ah sì, sì, un'altra domanda. No, credo che tutto quello che ha a carico, come ha detto il Signore, l'Africa, se dico, tutto quello che ha detto il Signore, l'Africa, l'Jugoslavia, ex Jugoslavia, ma io credo che è diverso la Shoah verso quello che accade in quei paesi là. La Shoah era qualcosa organizzato da uno Stato, era qualcosa molto ben organizzato e preparato. In Albania, in Jugoslavia, in Africa, sono delle bande criminali, tutto questo non è organizzato, non è così sistemato. Non vuol dire che non è terribile quello che accade, ma vedo una certa differenza fra la Shoah e fra le cose che sono che accadono in Africa. È un sterminio di massa, qualcosa organizzato. Posso? Sì. Allora io concluderei così. Nessuno chiede il primato della sofferenza. Noi possiamo andare a aspettarci il primato di altre cose belle, ma della sofferenza non credo che ci sia nessuno. Però effettivamente la Shoah ha un quid nella malvagità che altre forme di persecuzione, di morte, di stragi, di ecatombe, eccetera, eccetera, non hanno. Però, ripeto, tutto quello che accade in termini di soppressione della libertà, di commissione di violenza, di sofferenza, è da condannare nella maniera più categorica e decisa, in maniera assoluta. Ripeto, noi non cerchiamo nessun rimasto, cerchiamo di combattere la violenza ovunque ci sia e ovunque si manifesti. Se questo che ho qui non fosse un inedito e quindi come tale deve rimanere, c'è tanto che non lo pubblicheremo, però avremo proprio da Luzzi, da questo inedito, la sintesi, molto probabilmente, il marchio generale e totale sulla violenza, perché è una lirica, è una poesia sul dramma dei due fratelli all'inizio, Caino e Abele, e qui c'è il marchio di fabbrica della violenza, della bontà e della cattiveria. Luzzi fa questa riflessione, non posso leggerlo perché è un inedito e quindi per il momento rimane tale, poi fra poco non lo sarà più. Sì, io semplicemente vorrei chiudere questa serata, vorrei ringraziare la città di Mendrisio, ma anche le sue autorità, il sindaco, gli assessori, tutti, oltre ovviamente l'associazione che porta il nome di Mario Luzzi, il suo presidente Paolo Andrea Mettel. Vorrei ringraziare gli sponsor, o forse, dato che c'è il professor Lara, dico gli sponsores, perché facciamo un plurale latino, quindi non commettiamo errori, quindi il gruppo Interfida, la banca Raiffeisen, ma vorrei aggiungere semplicemente una mia considerazione in margine a questo. Ogni volta che mi è capitato, e gli incontri ne abbiamo fatti con Lara, mi sono sempre un po' emozionato. Questa sera, mentre lui concludeva e mentre l'ultimo signore faceva questa osservazione, mi è venuto in mente un particolare che proprio in questi giorni vede la luce. Cioè la Shoah non nasce da una banda criminale, non nasce da un pazzo, non nasce da un fatto che possiamo dire isolato, nasce dal cuore di uno dei popoli più colti della storia. Dal popolo che ha dato l'umanità Goethe, che ha dato l'umanità Bach, che ha dato l'umanità dei capolavori unici. E questo popolo, a un certo punto, per quei motivi che sono stati ricordati dal professor Laras, per quella mancanza di etica che a un certo punto ha fatto impazzire dalle singole, le grandi situazioni, si è trovato come ad uccidere meccanicamente. Ho ricevuto in questi giorni l'accurata,
persona appunto di Genova, è stata fatta la prima edizione della tesi di laurea di Martin Buber, che lo conosciamo tutti, è uno studioso meraviglioso. Martin Buber si laurea nel 1904 a Vienna con una tesi di laurea su Cusano e Böhm, una tesi di laurea che discute, viene appunto laureato 1904, poi inizia quel grande lavoro anche subito di traduzione della Bibbia, dall'ebraico al tedesco, eccetera. Nel 1941 c'è un documento spedito ovviamente al numero 69 del viale dei Tigli di Berlino, dove ha sede il comando delle SS, che chiede di togliere la laurea a Martin Buber. Ecco, quel documento è più eloquente di tanti discorsi che noi possiamo fare. Cioè, che senso aveva nel 41 togliere una laurea del 4 semplicemente perché Martin Buber era ebreo? Cioè, perché la sua laurea non valeva più? Perché quella laurea che, tra l'altro, è profondissima, è una laurea piena di intuizioni, una laurea che oggi ne varrebbe 3 o 4, solo che con quella gli danno 3 o 4 lauree, ecco, perché non valeva più? Perché appunto quel popolo che ha dato Goethe, che ha dato Bach, che ha dato le cattedrali gotiche, a un certo punto aveva perso l'orientamento. Ecco, la Shoah è anche frutto di questo, è anche frutto di questa tragedia, di tragedia della ragione. È il sonno della ragione che genera mostri, ma è qualcosa di più profondo, è l'anestesia della ragione, è qualcos'altro. E i colpevoli erano sotto gli occhi di tutti, i colpevoli si conoscevano. Grazie a Lars, grazie a voi, grazie a Mendrisio, grazie per questo incontro.